Buon Dio da tutti e benvenuti su ATLab. In questo video vi spiego come realizzare un super power bank in grado di caricare completamente un qualsiasi smartphone ed inoltre avere un'uscita regolabile in tensione. Sigla! Nel precedente video, che trovate qui in alto nelle schede e qui in basso in descrizione, ho spiegato come costruire un pacco batterie con tutti i calcoli necessari alla scelta tra il collegamento serie e parallelo. In questo video costruisco un super power bank usando proprio quel pacco batterie, che con un'energia di circa 30 Wh sarà quindi in grado di caricare completamente un qualsiasi smartphone. Inoltre, su questo power bank ho previsto un'uscita regolabile in tensione, in modo tale da poterlo utilizzare anche come pratico alimentatore portatile. Prima di partire con il video, vi invito ad iscrivervi al canale ATLab e di attivare la campanellina qui sotto. Inoltre, se volete, sono disponibili anche le pagine social come la pagina Facebook, il canale Telegram e la pagina Instagram per restare sempre aggiornati sulle attività che svolgo qui nel laboratorio. Buona visione! Prima di partire con il video, lasciate che vi parli di JSC-PCB, un produttore mondiale e professionale di circuiti stampati che offre la possibilità di far realizzare ben 5 PCB di qualsiasi colore a soli 2 dollari, in tempi di produzione e spedizione veramente velocissimi. Inoltre offre un servizio di assemblaggio anche per la componentistica SMD. Io mi affido spesso al servizio di JSC-PCB per tutti i circuiti e i progetti che realizzo qui sul canale ATLab. Il pacco batterie che ho creato ha 4 celle e ha gli ioni di litio in serie. Avendo 7,98 Wh per cella, l'energia totale del pacco batterie è di circa 30 Wh, per una tensione di circa 16 V. Le batterie sono collegate insieme tramite un BMS 4S a protezione da sovrascarica delle singole celle. Infine ho aggiunto un connettore JST in modo da facilitare il processo di carica delle batterie ed equalizzare il pacco batterie qualora servisse. Ho spiegato tutti questi aspetti in dettaglio nel video che trovate qui in alto nelle schede e in descrizione. All'uscita del BMS si può collegare tranquillamente il carico, che in questo video vi spiegherò come costruire con tutte le sue funzionalità. Per la parte di alimentazione regolabile uso un convertitore switching di tipo step down in un modulo. L'uscita è regolabile da un massimo pari alla tensione d'ingresso, quindi circa 16 V, fino a 1,25 volt. Ruotando il trimmer si può regolare la tensione e la massima corrente erogabile. Eseguo una taratura in modo da fissare sia la massima tensione che la massima corrente a circa 1 A. La regolazione della tensione, tuttavia, la voglio eseguire comodamente dal pannello del power bank con un potenziometro. Quindi rimuovo il trimmer da 10 kΩ di regolazione della tensione in modo da sostituirlo. La sostituzione si esegue mantenendo esattamente gli stessi tre terminali del trimmer, come vedete qui nello schema. Se sapete cosa fare, potete anche usare solo due terminali, come ho fatto io, che invece di montare un potenziometro classico, ne ho previsto uno multigiri per regolazioni più precise. Completate queste operazioni, passo all'uscita USB, che realizzo con un altro convertitore sempre di tipo step down, con una presa USB compatibile allo standard Quick Charge 3, cioè che riesce ad erogare tensioni superiori ai 5 V. Il power bank così potrà caricare anche gli smartphone più recenti. Questo è lo schema per collegare tutti questi componenti al pacco batterie. Uso due interruttori a levetta per gestire separatamente i due convertitori e poterli accendere a piacere. Li vado a saldare su un pezzetto di mille fori in modo da bloccarli. Procedo saldando dei cavi di collegamento ad entrambe le schede e completo il circuito con gli interruttori seguendo sempre lo schema.
Come ultima modifica opzionale, rimuovo i LED di indicazione sul convertitore regolabile per poterli montare sul pannello. Questa è un'operazione dedicata che non è fondamentale per il progetto, ma che dà senza dubbio un aspetto migliore all'intera realizzazione. Come tanti progetti ATLAB, la stampa 3D non può mancare. Questa volta realizzo il pannello frontale con del PLA nero. Una volta completata la stampa, posso procedere con l'assemblaggio dei vari elementi. Parto montando i terminali per l'uscita regolabile, uno rosso positivo e uno nero negativo. Posiziono anche il potenziometro multigiri sul pannello e saldo i cavetti che provengono dal regolatore di tensione ai due terminali appena montati. Monto anche il pannello posteriore con gli interruttori e il regolatore compresa USB. Come ultimo passaggio collego il pacco batterie saldando i due cavetti e finendo così tutta la parte elettrica di questo progetto. A questo punto non mi rimane che concludere la realizzazione della scatola stampando gli elementi con PLA giallo e nero. Terminate tutte le stampe, incollo le varie parti per poi posizionare tutta la circuiteria dentro al contenitore prima di chiuderlo. Il progetto così è concluso e non rimane che eseguire qualche test per verificare che tutto funzioni. Prima di tutto provo la presa USB che come vedete eroga 5 volt. Poi provo l'uscita variabile che si può regolare tramite il potenziometro multigiri. Collego anche un resistore di potenza in modo da caricare l'uscita del regolatore e quindi erogare della corrente. Infine eseguo un test per verificare l'intervento della limitazione di massima corrente. Uso 4 resistori di potenza per un carico totale di 5 ohm. Come vedete, la tensione a vuoto è di circa 8 volt e si abbassa a circa 5 nel momento in cui collego i resistori, limitando la corrente a circa 1 A come previsto. Eseguo un test finale con più strumenti insieme, così da sfruttare sia l'uscita USB a 5 volt per alimentare il contagiri che ho costruito in un precedente video, di cui trovate il link qui in alto nelle schede. E inoltre utilizzare l'uscita regolabile per alimentare una ventola a 12 V e poterne variare i giri. Come vedete tutto funziona perfettamente ed entrambe le uscite erogano corrente senza problemi, infatti la ventola gira e il contagiri ne misura i giri. Non mi rimane che eseguire una prova pratica sul campo di questo super power bank. Alimento un radiocomando che solitamente richiede l'utilizzo di 8 batterie da 1,5 V. Quindi lo posso alimentare tranquillamente con l'alimentatore portatile utilizzando all'incirca 9 V. Come vedete, il radiocomando si accende senza problemi e quindi posso utilizzare questo power bank anche lontano da fonti di alimentazione.
Ecco che con questi ultimi test il progetto è concluso. Spero vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, fatemelo sapere con un commento e un bel like qui sotto. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale T-Lab se non l'avete già fatto e di attivare la campanellina. Se volete, inoltre, potete anche visitare le pagine social di ATLab, come la pagina Facebook, il canale Telegram e la pagina Instagram, per restare sempre aggiornati sulle attività che svolgono in laboratorio. Intanto un saluto, ciao!